Però lo vedremo dopo l'inchiesta principale di questa sera, che è dedicata a quei lavoratori che vengono sfruttati all'interno delle cooperative da quei manager, senza scrupoli. Sembra un ossimoro, le cooperative che erano nate proprio per tutelare i lavoratori senza scopo di lucro sono diventate uno strumento di speculazione. Ecco, anche tutelate dall'articolo 45 della Costituzione. Sotto l'ombrello dei grandi marchi della distribuzione nascono, si trasformano e muoiono centinaia di società, e i lavoratori passano da società che muore, da cooperativa che muore, a quella che nasce ogni passaggio, perdono in diritti e in busta paga. Dal punto di vista formale magari è legale, è tutto a posto, ma dal punto di vista morale le assemblee, momento vitale per le cooperative, sono diventate fittizie. Se cambi il sindacato rischi di essere licenziato. Il nostro Bernardo Iovene è passato cocciuto, è stato tra i lavoratori per capire di chi sono le responsabilità e come funzionano le cose. La fine di una civiltà non è quasi mai avvertita da coloro che la vivono direttamente. Voi lavorate qua alla Conad? Alla PAC 2000, sì. PAC 2000? PAC 2000. Che è Conad? Che è Conad. Che cosa fate? Facciamo i magazzinieri. Ci sono tutti i prodotti Conad? Facchinaggio, merce Conad che verrà distribuita nei supermercati. Siete pagati da chi? Dalle cooperative. Ah, cioè non siete dipendenti della Conad, no, ma siete in magazzini Conad. Esatto. E oltretutto, oltre ai prodotti che sono della Conad, pure il materiale di lavoro sono tutti Conad. Questa cooperativa cos'è? Una cooperativa che avete fatto voi? No, è una cooperativa che è entrata in subappalto, addirittura ha sede dentro questo magazzino. Qui siamo a Fiano Romano, nei magazzini da dove partono le merci per i supermercati Conad del centro Italia. Lavorano circa 400 persone, di cui 380 attraverso cooperative esterne che sono in subappalto da un altro consorzio, cooperative che periodicamente chiudono e riaprono sotto un altro nome. In un anno la quarta cooperativa hanno cacciato via 3 persone, hanno cambiato subito nome in modo che non gli potevi fare nessuna querela. Adesso hanno cacciato via altre 4 persone, sempre gli stessi responsabili, sempre gli stessi capi della cooperativa, e fanno i cambi della cooperativa senza chiedere nulla a noi che siamo i soci. I lavoratori delle cooperative, rispetto ai pochi dipendenti della Conad, prendono un salario inferiore con diritti limitati. Straordinari in fuori busta, messi come rimborso spese, tredicesime di 300-400 euro, quindi quattordicesime uguale, malattie non pagate come dovrebbero essere pagate. Noi avevamo chiesto un semplice incontro con la cooperativa per chiedere un semplicissimo contratto collettivo nazionale, e la risposta è stata questa, che io non faccio più parte del lavoro. Mi hanno trasferito prima 80 km da casa e dopo un mese licenziato per un futile motivo. Sono stato licenziato il 27 dicembre, sì, perché abbiamo chiesto l'approvazione del contratto nazionale. Tecnicamente come è avvenuto il licenziamento? Mi sono ritrovato una lettera di richiamo, che stavo al telefono alle 9:30 di mattina. La mia abbeggiatura quel giorno era alle 9:31, quindi completamente falsa. Anche lei licenziato? Ah. Sempre per il telefono. Da quanti anni lavorava? Da 5 anni. Tutto è cominciato a marzo del 2017, dopo che la maggior parte dei lavoratori, non sentendosi più rappresentata dalla CGIL, si è iscritta ai COBAS. Il sindacato che va dal lavoratore e gli dici: senti, le cose stanno così, se te sta bene, bene, se no aria. Eh no, non mi sta bene, così hanno detto. Io vado ai COBAS allora e mi vado a informare. Ci siamo informati tramite Mimmo, che ci ha spiegato, Mimmo Otero, ci ha spiegato realmente come stanno le cose. A me mi si è aperto un mondo, perché a me la CGIL... Tu eri iscritto alla CGL prima? E tutti obbligatoriamente. Io quando ho firmato il contratto, firmo, a un certo punto c'è il foglio CGL. No, questa la devi firmare per forza. Sto entrando al lavoro, ho 2 bambini, firmavo la tessera CGL. Te la mettevano sotto così, firma, se no non vai a lavorare. Ma funziona veramente così? Così funziona, purtroppo la gente lo sa. Insieme all'assunzione c'è la tessera CGL. Sì, noi abbiamo un'auto. Cioè tutti quanti? Tutti così. Quando è cambiato la cooperativa, l'altro mi hanno obbligato a firmare, perché se no non prendevo la liquidazione dalla vecchia cooperativa. Quindi l'anno scorso si sono iscritti tutti ai COBAS. La CGL aveva perso 190 tesserati, ma dopo i primi trasferimenti e i successivi licenziamenti ne ha recuperati 140.
loro ci dicono che insieme al contratto, quando c'è il cambio appalto, c'è anche la firma alla tessera della CGIL. Che ti, no? Dice questo? Ti dice una cavolata e ti chiedo cortesemente di farmi il nome e il cognome, perché lo denuncio alla Procura della Repubblica. Lo vedrai in trasmissione. Chi ti dice questo, che è una affermazione molto grave, siamo qua per questo. Va denunciato. Sta di fatto che a oggi 14 persone tra delegati e iscritti ai COBAS sono stati licenziati. Quello che non capisco, no? Cioè, voi siete soci di questa cooperativa, poi di altre, ma non avete mai partecipato a assemblee? Neanche a una. Non se sapeva. Le assemblee sono fatte così, firmiamo una carta dell'assemblea, ma non abbiamo mai... E perché le firmate queste carte? Perché quasi obbligato, quasi. Mettevano le nostre presenze e noi non eravamo presenti all'assemblea dei soci. In realtà è la CONAD che comanda, il committente comanda tramite la cooperativa, che è una scatola vuota messa lì con un amministratore falso, perché c'è un amministratore indiano, pakistano in questo momento, che lavora lì dentro, e gli è stato esplicitamente detto che la prima denuncia lui deve andare in India. Questo cittadino indiano ha fatto una cessione di ramo di azienda, sì. Essendo una cosa straordinaria per una società, doveva essere anche oggetto dell'assemblea dei soci, ovviamente loro non hanno saputo nulla, e hanno ceduto alla Liste Logistica Integrata e Servizi. Un altro indiano, un ragazzino di 20 anni, cioè una cosa... Questo è l'attuale amministratore delegato. Ma l'avete votato voi? No, assolutamente. No, non l'ha votato nessuno? No. Questo. Abbiamo cercato anche di fare accesso, perché se sono soci hanno diritto di accedere ai libri sociali. E quindi ci siamo recati presso la sede legale delle ultime due cooperative, ma di fatto, insomma, non ci è stato dato modo di accedere ai libri sociali. Non ci è riuscito l'avvocato, non ci siamo riusciti noi. Volevamo anche chiedere a Conad, il committente, perché in uno dei magazzini più importanti per le merci della grande catena di supermercati non assume direttamente i dipendenti. Ci ha risposto che esclude di concedere a Report interviste video e specifica che nella piattaforma di Fiano Romano nessun appalto è stato mai concesso ad aziende fittizie, ed esclude interviste anche il signor Ravi, il presidente della cooperativa. Bravi, chef. Ah, sì. Sì. Mi dica. Noi siamo qua fuori, a PAC 2000. Volevamo incontrarla. Mi dispiace, perché io non posso incontrarvi. Ma lei è il presidente di questa cooperativa? Sì. Siccome ci sono delle problematiche dei lavoratori, lamentano discriminazioni sindacali, ci sono stati dei licenziamenti, fanno gli straordinari ma non vengono segnati come straordinari, non partecipano alle assemblee ma sono obbligati a firmare. Volevamo sapere lei come gestisce questa cooperativa. Non ti posso dire niente per questa cosa, mi dispiace. Cioè non sì. Mi può rispondere a tutte queste domande che le ho fatto? No. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato il controllo delle cooperative alle rispettive centrali a cui si iscrivono. Legacoop controlla le sue 14.000 cooperative e così Confcooperative, che ne ha 19.000, e l'Associazione Generale Coop Italiane, che ne ha 6.500. Le tre centrali dal 2011 hanno dato vita ad Alleanza delle Cooperative. Noi abbiamo segnalato al MISE nell'ultimo biennio revisionale oltre 1.500 cooperative perché hanno avuto delle anomalie, alcune leggere, alcune più pesanti, e abbiamo chiesto per quelle più pesanti la liquidazione coatta. Una volta le cooperative nascevano negli ambiti sociali, oggi molte cooperative nascono e hanno sede negli uffici dei commercialisti. Se un imprenditore vuole delinquere o sfruttare il lavoro, lo strumento cooperativo può essere uno strumento molto adatto. Lei mi potrebbe chiedere, ma allora cosa fate per contrastare questo? No, io questo le chiedo. Abbiamo raccolto 100.000 firme per un disegno di legge di iniziativa popolare che purtroppo non è arrivato in fondo. Che cosa diceva questo disegno di legge? Noi però abbiamo chiesto che le cooperative che fuggono il controllo vengono liquidate, non sanzionate, ma liquidate immediatamente. Che, scusi, chi è che lo deve fare questo controllo? Per quelle iscritte alle vostre centrali? Per quelle iscritte, noi. È anche un po' strano che voi controllate voi stessi, insomma, nel senso che vi autocontrollate, diciamo, no? Chi è che viene a controllare la sua cooperativa, per dire, no? Cioè... No, guardi, c'è un corpo di revisori che sono pubblici ufficiali, noi non facciamo sconti.
Quindi, su un totale di 80.000 cooperative, da una parte c'è l'alleanza delle tre centrali che controllano le loro associate e sono in tutto 39.500, dall'altra parte ci sono 40.500 cooperative non iscritte alle centrali e quindi sotto il controllo diretto del Ministero dello Sviluppo Economico. Purtroppo il Ministero non riesce a effettuare tutte le revisioni, è anche vero che le revisioni costano, e allora io le faccio una domanda. Noi dobbiamo intervenire solamente su quegli uomini con pochi scrupoli che sfruttano il lavoro o anche sui committenti che sono beneficiari di questa azione? La faccio io a lei, adesso non facciamo perché... Martullo, dico, io a lei la faccio. Sì, no, noi la facciamo, noi la facciamo perché c'è anche un livello di responsabilità. Ecco, nel caso dei magazzini di Fiano Romano, il committente è la Conad, che fa sfoggio anche di uno slogan appropriato. Nei magazzini a Fiano Romano non partecipano alle assemblee. Adesso c'è un ragazzo indiano che fa l'amministratore unico. Davanti a queste denunce qua, no, si dovrebbero chiudere subito queste cooperative? Assolutamente sì. Mi è difficile pensare che all'interno del circuito logistico distributivo di Conad ci siano macchie di illegalità. Non c'è dubbio che di fronte a un fatto dove la cooperativa è governata da un prestanome egiziano, il quale funge da amministratore pro forma e non c'è il minimo rispetto delle forme di democrazia partecipativa e rispetto dei contratti, non c'è dubbio che quella è una falsa cooperativa che noi denunciamo e chiediamo che sia o riportata alla normalità o sciolta. Non ha fatto in tempo a chiudere la sua telecamera Bernardo, che la cooperativa LIS ha chiuso i battenti. È la nona volta che passa di mano. Ora si chiama Nuova Era, ma è una nuova era perché la sede legale è sempre la stessa. Da manager indiano che se n'è andato, ne è entrato, ne è subentrato un altro sempre indiano. Ecco, non abbiamo la foto, ci dispiace, perché pare che nessuno lo conosca, neppure quei lavoratori che in realtà avrebbero dovuto votarlo. Ecco, allora, chi l'ha scelto? Prima di andarsene hanno licenziato 14 lavoratori e hanno detto a quelli che c'erano: dimettetevi se volete essere riassunti. Hanno perso così diritti acquisiti, hanno perso l'anzianità e hanno proposto ad alcuni di loro dei contratti a tempo determinato, laddove erano invece a tempo indeterminato. Li hanno distaccati presso la società ISP, che è quella che gestisce il magazzino della Conad, distaccati perché è un modo per aggirare la norma che vieta la somministrazione fraudolenta di manodopera. Di chi è la ISP? La ISP è del rampante imprenditore Fabrizio Coscione, noto più che per i suoi successi imprenditoriali, per le frequentazioni di gran belle donne. Ecco, la nostra è solo invidia, lo dico. È però anche accusato di aver evaso contributi per oltre 1 milione di euro. È innocente fino a prova contraria. Dietro il suo suadente spot, quello della Conad, le persone oltre le cose, quelle che lavorano nel suo magazzino, la Conad, le vede. Il presidente dell'organismo di autocontrollo delle Coop Gardini ha detto in un biennio denunciato al Ministero dello Sviluppo Economico 1.500 cooperative perché hanno delle anomalie. Che fine hanno fatto le sue denunce? Abbiamo provato a chiedere al Ministero dello Sviluppo, aveva promesso di darci i dati, ma poi con noi non ha voluto parlare. Chi dovrebbe fare le ispezioni sono gli ispettori del lavoro, che però conoscono bene la situazione, ma poi che strumenti hanno? Sappiamo tutti le condizioni in cui stanno i dipendenti delle cooperative. Siamo costretti ad andare a fare accessi brevi e non riusciamo a guardare quello che invece effettivamente dovrebbe essere il nostro lavoro. Ci mandano degli obiettivi, quindi ci assegnano, predeterminando un numero, diciamo, di pratiche. E per fare numero ci vogliono ispezioni brevi e facili. Ad esempio, Mattia ha lavorato come cuoco da uno chef neostellato Michelin. Insieme ad altri 5 giovani sono stati inviati in trasferta a gestire un catering di un grosso evento di una multinazionale. Hanno lavorato 16 ore al giorno. Andando lì dallo chef e chiedendogli ma come ci viene retribuita questa prova, lo chef si è messo a ridere. Vi siete pure contati le ore? Quante ore avete fatto? E così ha denunciato tutto all'ispettorato, portando anche le foto dei piedi rovinati. Siamo andati a trovare lo chef che ha ricevuto la sua prima stella Michelin giusto pochi mesi fa. E poi ha detto,
Io non vi pago perché ormai c'ho la stella. No, assolutamente, questo non è così. È successo, dico. Sì, cioè, allora, si è rammontato un po' la testa, com'è? No, assolutamente no. È inutile che mi parla degli atti quando gli atti li ha qua sotto mano. Quindi voglio dire, le cose sono andate come sono andate. Io mi sento senza nessuna colpa. In quanto si sente sereno, insomma. Ma mi sento sereno che perché se ho fatto un errore pagherò per quello che ho fatto e per la carità del Signore. Per l'ispettorato è stato facile, c'era la denuncia, lo chef ha riconosciuto e pagato il lavoro svolto dai ragazzi e con la conciliazione verrà applicata l'aliquota minima che per il lavoro nero varia da 1.500 a 9.000 euro. Se uno ammette, dice ok, ho sbagliato, pago... Pago, ottiene la sanzione nel minimo. Nel minimo. E quindi si conclude così questa storia? La posizione in questo caso è regolarizzata e quindi sì. Non è neanche facile che si rivolgano a voi, no? Perché poi voi vivete di questo, nel senso che se non c'è la denuncia... È difficile che possano emergere queste situazioni, è chiaro, certo. Praticamente gli ispettori, per i vertici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il Ministero del Lavoro, per il Governo e per tutti, devono semplicemente fare repressione delle cose più banali, il lavoro nero e l'evasione contributiva. Banale perché il lavoro nero si trova nei piccoli esercizi e così false cooperative e lavori in appalto vengono trascurati. Le direttive vengono stabilite dal capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel nostro sistema produttivo, questo è risaputo, tra il 97% sono piccole e medie imprese. Ma se io voglio prendere il nero, non posso andare in azienda di 3.000 dipendenti, che azienda di 3.000 dipendenti il nero non ce l'ha. Allora, di che fenomeni parliamo? Quindi l'impostazione è vostra, diciamo. L'impostazione è secondo la tipologia. È lei che dà le direttive. Certo, secondo la tipologia degli accertamenti. Si tratta di prendere di mira certe imprese. Se vogliamo i neri e vogliamo i clandestini, andiamo in aziende fondamentalmente quelle di carattere etnico. Cioè, quindi lei insiste su questo accesso breve? L'accesso volto al nero è un accesso breve. Abbiamo problemi di esternalizzazione, di finte cooperative, di lavoro, diciamo, sfruttamento del lavoro sottopagato, in qualità anche dal punto di vista della sicurezza del lavoro non a norma. Questo ufficio che fa? Nulla. Nulla. Corre dietro ai Mohamed di frutteria, ma in realtà i guasti reali e pesanti che si verificano in questo paese non li guarda. Non siamo adeguati dal punto di vista dei computer, non le dico nei problemi della vigilanza tecnica, le risorse che proprio servono, gli strumenti per poter fare le verifiche. Ma sperpetua, scusate la... Sì. Le faccio un piccolissimo... Cioè, mi cadono le braccia, sì, perché noi continuiamo a denunciare. Si figuri a noi. Quindi è praticamente inutile. Cioè, voi ci state dicendo una cosa grave, insomma. Non sì. È una cosa... Gravissima. No, cioè, noi siamo scoperti. Cioè, siamo scoperti, sì. 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 Scoperti sull'ormai palese sfruttamento e sulla sicurezza. Ma questa è la denuncia di due ispettori dirigenti sindacali o la realtà quotidiana di tutti gli ispettori a cui è fatto divieto di interloquire con i giornalisti? Ne abbiamo sentiti alcuni nelle varie regioni del nord. Non abbiamo la forza, ad esempio, di entrare nelle grosse aziende, nei grossi appalti. Non c'è mai stata una programmazione e un'aggressione di questi fenomeni programmata e decisa dall'alto. Qui siamo in Lombardia. Cioè, voi sapete dove andare a colpire, ma non ci potete andare perché non avete gli strumenti. Gli uffici non sono attrezzati a dare il giusto supporto tecnico giuridico. Non c'è formazione sulla contabilità, sulla parte fiscale, non c'è formazione sulla sicurezza. E scopriamo pure che gli ispettori, quando escono per gli accertamenti, devono usare il mezzo proprio, oppure, se non hanno l'automobile, i mezzi pubblici, come questo ispettore del Veneto. A delle volte non arrivo per niente, perché o non è servito da un mezzo pubblico quel posto, ed è la maggioranza dei casi. Non può prendere un taxi? No, ma neanche per sogno. No. Non abbiamo la possibilità di pagare il taxi. Cioè, dove non arriva l'autobus o il treno, lei non può andare a fare l'ispezione? No, infatti. Vabbè, ma scusi, ma che è così. Gli ispettori del Ministero del Lavoro sono 2.100, di questi 290 sono ingegneri tecnici e si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma in Veneto ci sono due province scoperte, tra cui Venezia Mestre. Voi come ispettorato non avete ispettori tecnici qua no, a Venezia? No, attualmente a Venezia non abbiamo ispettori tecnici. A Venezia c'è Porto Marghera, ci sono industrie grandi, non avete ispettori tecnici? No, ispettori tecnici... Cioè siete scoperti da questo punto? Siamo scoperti.
La denuncia degli ispettori è pesantissima perché si traduce in evasione contributiva, sfruttamento del lavoro e mancanza di sicurezza sui posti di lavoro. Ecco, non hanno i mezzi per intervenire. Basta ad un esercente, a un imprenditore tirar su un'impresa, un'azienda, laddove non arrivano i mezzi pubblici e possono essere certi che nessuno andrà a bussare alle loro saracinesche. Però un vantaggio gli ispettori ridotti in queste condizioni ce l'hanno, anche se dovesse mancare la corrente, sono in grado di fare un verbale perché vanno in giro ancora con la carta carbone. Non possono certamente in queste condizioni, però lo dicono, andare a controllare sui grandi appalti per mancanza di mezzi, competenze e strategie. Nei cantieri navali di Porto Marghera, su 5.000 operai, 3.500 vengono forniti dalle ditte esterne, e a forza di appaltare, passare mano, va a finire che appaltano anche la dignità umana. L'amarezza è che questa volta lavorano per costruire delle navi da crociera, navi per il lusso, all'interno di un'azienda pubblica, Fincantieri, che significa Fintecna, Cassa Depositi e Prestiti e Ministero delle Finanze. Adesso lì in cantieri ci sono due navi in allestimento. Sì, eh? Quindi una che verrà consegnata alla fine di marzo e una che verrà consegnata alla fine di novembre, sempre di quest'anno. Quanti lavoratori ci sono? In questo momento ci sono 4.000 lavoratori degli appalti, forse anche di più, e 1.000 lavoratori di Fincantieri, quindi 5.000 persone. Cioè 1.000 dipendenti e 4.000 degli appalti? 4.000 degli appalti. Dati a quante ditte? Più o meno? Alle ditte in cantiere sono circa 500-600 ditte. Cioè 500-600 ditte, ma questo è inevitabile come sistema oppure... No, questo lo abbiamo sempre definito il modello Fincantieri. Questi qua, questo è un lavoratore? Questo è un lavoratore, questo è un lavoratore che si sta cambiando, si sta mettendo a posto per... In macchina si cambiano? Questi sono gli spogliatoi di lavoratori degli appalti. Al freddo, alla pioggia, qualsiasi tempo, ma adesso appunto vedrai quelli che fanno la pausa come la fanno. Questi, tutti questi qua fuori. Sì, ecco, questi vedi qua come che mangiano. Cioè, questa è la condizione, vedi? E questa sarebbe la portineria principale. Una condizione igienica abbastanza così strana, no? È questa. Perché Fincantieri non dà neanche i servizi minimi ai lavoratori degli appalti. Come vedi anche qui, l'altra settimana sono passati i vigili, hanno fatto razzia delle auto, portate via decine di auto, centinaia, sì, di multe, non che possono, sono, cioè, perché non hanno diritto a un parcheggio, diritto a un servizio mensa. Ciao ragazzi, siete lavoratori Fincantieri? Lavorate con delle società esterne? Sì. Quanto guadagni al mese? 1.100. Paga globale? No, paga sindacale. Ah, paga globale? Non lo sai cos'è la paga globale? Quanto guadagni al mese? Poco, non è tanto. Poco? Tu lavori per una ditta esterna? Sì, però io sì, lavoro con ditta, sai, come paga sindacale. Io ho fatto l'accordo con 10 euro all'ora, perché contratto globale. C'è tutto, TFR, c'è tutto dentro. Paga globale. Paga globale, sì. La paga cosiddetta globale è un illecito, funziona così. Dico che ti pago 10 euro l'ora e dentro quell'ora però ci metto già ferie pagate, malattia pagata, TFR pagato, straordinari pagati e compresa anche la tredicesima. Poi a fine mese, quando fai i conti, c'è anche la beffa, risultano 3-4 euro l'ora. Alla fine mi veniva al mese, a me, anziché 10 euro l'ora, mi veniva netto 3-4 euro l'ora. 3-4 euro l'ora? Facendo i calcoli, sì. 3-4 euro l'ora? Sì. Alla fine del mese trovavo 800, 900, 1000. Per quante ore di lavoro al giorno? 10-12 ore al giorno. Dentro Fincantieri? Dentro Fincantieri. Ma così lavorano tutti? Sì. E tutti hanno questo sistema tutti della paga globale? Tutti hanno questo sistema di paga globale, sì. Su una retribuzione che dovrebbe essere di 250 ore di presenza, vabbè, risultano 128, 112 ore in cui i lavoratori sono... Cioè indicati. Nessuno lavora meno di 250 euro, questo è certo. Ecco, quindi invece vuol dire ne risultano 112. 112. Vuol dire che i contributi che l'azienda versa a nome di quel lavoratore sono in base alle 112 ore e non alle 250 ore. Qua aprile 2015, gennaio 2017, sì. No? Cioè, quindi sono due anni e vedo che sei sempre allo stesso livello, primo livello. Sì, sempre il primo livello. Perché? Per contributi.
Un altro modo per evadere i contributi è l'inquadramento al primo livello, quando il contratto nazionale prevede il passaggio obbligatorio alla seconda categoria entro 4 mesi, e poi c'è lo straordinario che diventa diaria o trasferta, che dovrebbero però risultare per tutti i giorni del mese. Invece la trasferta qui la vediamo che è per 10 giorni, qui la vediamo per 14 giorni, sì. Qui la vediamo per altri 10 giorni. Il sistema si affina sempre più e sulle buste paga ultimamente spuntano anche gli anticipi. E qui gli anticipi non vengono mai conguagliati. Qua si vede un anticipo di 293 euro, qui c'è addirittura un anticipo di 513 euro, ma nel mese di luglio dovrebbe essere almeno conguagliato nel mese di agosto. Non c'è nessun conguaglio. E poi ci sono i mulatori che lavorano di notte, ma non risulta la maggiorazione prevista. Insomma, da un'analisi attenta delle buste paga si può dedurre sia lo sfruttamento dei lavoratori che l'evasione contributiva. Abbiamo scritto e chiamato una decina di ditte esterne che forniscono manodopera alla Fincantieri. Queste le risposte. Io ho riferito, al momento non sono interessati per la sua intervista. Guardi, non ho tempo da perdere, mi scusi. Probabilmente non hanno potuto darvi nessuna risposta. Se non ha avuto risposta vuol dire che non era interessato. Ma l'ispettorato del lavoro che deve controllare, l'INPS, l'INAIL, cioè dico arrivano, entrano, dico... Mi risultano che entrano. Cioè, ogni qualvolta che viene lo SPISA o che viene l'ispettorato del lavoro lo sa tutto il cantiere. 3 giorni prima ci sono i lavoratori degli appalti che gli cominciano a fare pulizia nelle zone di lavoro, o se c'è qualche azienda che sanno già quale che devono individuare, ovviamente gli spiegano a quell'azienda che il controllo deve fare. Questo ispettore denuncia che quando accede per controllare le ditte esterne, il committente Fincantieri, azienda di Stato, non collabora, anzi li fa attendere in portineria. Accediamo dopo una mezz'ora e non veniamo accompagnati direttamente dagli addetti di Fincantieri, bensì dall'impresa che dobbiamo ispezionare. Ovviamente l'effetto sorpresa è annullato. Un altro problema è che Fincantieri non conserva gli ingressi di tutti i lavoratori, conserva soltanto la stampata del giorno in cui andiamo in ispezione. Ma se noi dobbiamo fare un'indagine sulle settimane precedenti per vedere se un lavoratore è venuto a lavorare a Fincantieri oppure per vedere il suo orario di uscita, questo non ci viene fornito da Fincantieri. Fincantieri a noi non rilascia interviste. Ci scrive che a marzo, quando siamo andati sul posto, lavoravano 300 ditte esterne. Abbiamo quindi portato all'Ispettorato del Lavoro di Venezia Mestre tutte le buste paga analizzate di 6 aziende diverse. C'è un'illegalità di massa. È una illegalità che noi abbiamo accertato, accertiamo continuamente. Non abbiamo trovato un'azienda che dica ok, qui va bene. Perché... Ma ha visto dove mangiano, come mangiano là fuori? Ma lei si è fatto un giro? Guardi, ho fatto diverse ispezioni a Fincantieri, quindi la realtà... Cioè, sembra... La realtà la sappiamo. Senta, però, si mette nei miei panni, no? Io sono un giornalista. Certo, no? Giornalista. Io vado fuori Fincantieri, vedo quella situazione di gente che mangia per terra, di gente che viene pagata 900 euro al mese di lavoro, non ha diritto a ferie perché sono già pagate, non ha diritto a malattie perché sono già pagate. Cioè dico, ma qua l'Ispettorato del Lavoro cosa fa? Ma noi interveniamo, però allora lei capisce che noi abbiamo una forza ispettiva anche che le però mi dica qualcosa sui limiti che ci avete, se ce li avete, diciamo. Ma cioè, i limiti. È chiaro che non riuscite limiti, a combatterlo questo fenomeno, no? Mi scusi, i limiti sono anche limiti dovuti al fatto che noi tutti gli accertamenti li dobbiamo provare al 100%. Per provare, perché non basta che me lo dica il lavoratore, dobbiamo raccogliere le prove per smontare quel sistema. Nel 2017 l'ispettorato ha fatto 15 accertamenti e ha riscontrato sempre delle irregolarità, ma quello che manca, ed è confermato anche dal capo degli ispettori, è la collaborazione del committente, che in questo caso ha l'aggravante di essere un'azienda di Stato. Non abbiamo mai avuto la lista di tutte le aziende terze subappaltatrici di Fincantieri. Noi abbiamo le anche presenze detto... settimanali ve le danno? No, assolutamente. Ve lo dovrebbero dare? Non c'è un obbligo di legge. Magari avessimo, come dice lei, guardi, il 70% del nostro lavoro sarebbe agevolato. Ci vorrebbe un ispettorato apposta per Fincantieri.
Bravo. Ci vorrebbe l'ispettore di sito, io lo chiamo. I contratti sono illegali, lo sanno tutti, ma nessuno interviene. Ti offrono una paga globale, tu pensi che magari sia uno stipendio mondiale, e invece è la miseria. Ecco, i diritti difesi dalla Costituzione, che hanno un valore, finiscono chiusi in un prezzo che è 4 euro l'ora in busta paga. Ma può un'azienda di Stato consentire tutto questo? Fincantieri dice: ma non sono miei dipendenti, però lavorano per te. Fornisci la lista dei subappaltatori, perché è quella la zona d'ombra dove avvengono gli abusi. Hai il potere e la forza per poterlo fare, non devi aspettare una legge dello Stato che ti obblighi a farlo. Nell'ultimo trimestre Fincantieri è cresciuta dell'11% grazie anche a questi lavoratori che abbiamo visto mangiare e spogliarsi per strada. Una richiesta, ecco, quelle immagini che ha girato Bernardo, voi le vedete tutti i giorni quando entrate in azienda, metteteglielo a disposizione, un locale dove possano spogliarsi e mangiare, perché girare la testa significa autorizzare ad appaltare anche la dignità umana. Il Jobs Act, nella sua riforma, ha unito le tre anime delle ispezioni e le ha messe sotto l'ombrello del Ministero del Lavoro. Ha messo insieme quelli che hanno più mezzi e sono anche più bravi a recuperare i contributi evasi con quelli che hanno i mezzi più scarsi. Sono nati gelosie, c'è chi è sul piede di guerra, ma in compenso hanno un unico capo. Noi siamo dipendenti dell'istituto e vogliamo difenderlo noi l'istituto, perché questa governance lo vuole distruggere. Queste persone sono tutti ispettori INPS e INAIL. Sono in presidio perché una legge ha previsto che si devono estinguere. Non si erano mai visti tutti questi ispettori riuniti ed è un'occasione, visto che normalmente non sono autorizzati a parlare con la stampa. La vigilanza INPS ha sempre funzionato, era un fiore all'occhiello. Si vuole organizzare meglio l'attività ispettiva mettendo insieme tre soggetti che di fatto però non fanno la stessa attività. Noi siamo ispettori dell'INPS, vogliamo continuare ancora a svolgere il nostro lavoro alle dipendenze dell'INPS. Praticamente l'INPS così cessa di esistere. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è nato nel 2015 con il Jobs Act ed è operativo dal 1 gennaio 2017. Per l'occasione è stata ristabilita la figura storica del capo dell'ispettorato. Paolo Pennesi, si legge sul sito, è il capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Direttore, no, non la devo chiamare più direttore, capo. No, direttore dell'ispettorato. C'è scritto sì, capo. Sì, si chiama capo dell'Ispettorato Nazionale. Capo dell'Ispettorato Nazionale. Cioè, chi è che ha deciso che si chiama capo? Si è auto eletto capo? L'abbiamo richiamata quella nomenclatura storica. L'idea del ministro Poletti e di Pennesi era quella di spostare gli ispettori dell'INPS, dell'INAIL e del lavoro sotto un'unica direzione del capo. La direzione è stata istituita, ma gli ispettori di INPS e INAIL non si sono spostati, sono rimasti ognuno nel proprio ente. Senta, ognuno è rimasto a casa sua però, cioè per quello. Ognuno è rimasto a casa sua, sono rimasti tre i datori di lavoro. Gli ispettori dell'INPS rimangono, dell'INA rimangono dipendenti dei rispettivi enti. L'elemento economico, quello che ha reso, diciamo così, impossibile questa integrazione piena, diciamo così, proprio come trasferimento. Tanto per dire una, gli ispettori certo. degli istituti hanno un'indennità di amministrazione, cioè proprio per il fatto di essere dipendenti di INPS e di INA, e le conti sono un 400-500 euro di differenza al mese. Gli ispettori non hanno voluto spostarsi, restano nei propri enti e allora la legge ha previsto che il loro ruolo sarà ad esaurimento, perché la figura del nuovo ispettore deve nascere all'interno dell'Ispettorato Nazionale a cui è stata data la titolarità della vigilanza. Quella di INPS e INAIL sarà smantellata. Il servizio ispettivo di questi enti morirà con noi, quando noi andremo in pensione. Insomma, tutto quello che avete costruito fino adesso andrà... Sì, si perderà con noi, perché l'idea di questo ispettorato è che poi l'accertamento che facciamo noi lo farà un'altra figura, la figura dell'ispettore del lavoro, che dovrebbe essere una figura tuttologa. Tre competenze in una, da qui le proteste degli ispettori che difendono la loro specificità. Io per esempio vado via fra 4-5 mesi, non ci sarà nessun altro che mi sostituisce e quindi... Ogni ispettore dell'INPS porta a casa ogni anno, no, noi lo chiamiamo accertato, in azienda si chiamerebbe fatturato, di più di 1 milione di euro. L'INPS attraverso i suoi 1.185 ispettori recupera 1 miliardo di euro all'anno di contributi evasi. La logica direbbe di incrementare il numero degli ispettori, invece in 3 anni sono calati. Ogni anno
ogni ispettore in meno in INPS perdiamo 1 milione di euro di recupero contributivo. In questi 3 anni abbiamo perso 600 milioni di euro perché molti ispettori INPS sono andati in pensione e non possono essere rimpiazzati all'INPS perché il decreto non lo prevede, e molti hanno preso paura per la costituzione di questo INL e sono transitati nel ruolo amministrativo. Si assiste a che cosa? A una riduzione degli interventi di controllo, a un calo nel recupero delle entrate, al dilagare del lavoro nero. La Corte dei Conti attribuisce proprio all'incertezza della normativa e alla diminuzione degli ispettori la perdita da parte dell'INPS di 400 milioni di euro in 3 anni. Le do una notizia, forse lei non l'ha vista ancora, questa cosa della Corte dei Conti, no? I numeri di quest'anno sono diminuire il numero di eccessi del 5%, sono 180.000 rispetto a 190.000. Cioè l'INPS dal 2014 a oggi ha perso 400 milioni di euro. Dal 14, penso, l'ispettorato comincia a lavorare nel 2017. Man mano che calano gli ispettori INPS e INAIL, il nuovo ispettorato del Ministero del Lavoro dovrebbe assumerne altri, con una figura professionale specializzata nei 3 campi, contratti di lavoro, previdenza e assicurativo. Ma, sorpresa, il primo a non crederci è lo stesso capo dell'INL. Diciamoci molto chiaramente, trovare questo pico della mirandola che è statuto di legislazione del lavoro, statuto di sicurezza, statuto di previdenza, statuto... Però, quindi è stato sbagliato qualcosa, insomma, nell'impostazione? No, probabilmente non è che è stato sbagliato qualcosa, è che l'idea, cioè, il problema è vedere se i 3.500 di organico messi insieme a fattor comune riescono a sfruttare delle sinergie e eliminare qualche anomalia della situazione precedente che almeno da questo primo anno, almeno su alcuni punti, si è vista. Quindi, se il problema era di sinergie, bastava il decreto del 2004 che prevedeva già un coordinamento delle attività ispettive tra i vari enti e purtroppo non ha mai funzionato. Invece si è deciso di smantellare la vigilanza di INAIL e INPS che funzionano benissimo. La percentuale di aziende irregolari tra quelle ispezionate si è attestata intorno all'80%, il che significa che un'attività di intelligence fatta bene orienta gli ispettori verso le aziende effettivamente che evadono o eludono i contributi. Questa attività di intelligence è dovuta alle preziose banche dati dell'INPS che permettono di fare ispezioni mirate ed è quello che manca agli ispettori del Ministero del Lavoro. L'attività è fortemente ostacolata dalla carenza di strumenti di accesso alle banche dati e di coordinamento con gli enti. Scusi, però insomma, questo ispettorato nazionale è nato per coordinare queste cose? Sì, ma il coordinamento è lontanissimo dall'essere attuato. La condivisione delle banche dati era già prevista nel decreto del 2004 all'articolo 10, ribadita dal Jobs Act nel 2015, riaffermata in un protocollo d'intesa nel febbraio 2017, ma le banche dati sono rimaste dove erano e quindi a novembre 2017 il ministro Poletti ordina a INPS e agli altri enti, con questa direttiva fino ad oggi riservata, di mettere a disposizione dell'Ispettorato Nazionale le banche dati, un richiamo però fino ad oggi disatteso. La conosce questa direttiva qua del ministro? Del ministro, certo. Dice, vi fa un richiamo. Cioè, Dice un richiamo è un invito a dare attuazione alla legge. Dico, che resistenze ci sono, visto che insomma... Per quel che mi costa non ci sono resistenze, è in assolutamente itinere. In itinere, certamente però sarà c'è un necessario... Po' di resistenza, lei lo saprà, insomma, no? Che insomma... Io resistenza non ne ho percepito, non ho percepito di resistenza, però chiaramente sarà necessario anche un intervento del garante della privacy, perché noi le nostre banche dati le abbiamo istituite per fini istituzionali nostri. Dico, siccome questa cosa doveva già avvenire, non ancora è avvenuta, dico, vuol dire che c'è qualche problema? Le ribadisco che non c'è alcun problema, c'è semplicemente mettersi intorno a un tavolo. Non è che un ministro si mette lì e scrive questa direttiva e dice INPS, questa banca dati ce le volete dare o no? No, cioè insomma è quella essenzialmente, insomma, siamo questo. Pronti a dare le banche dati. Dico, perché lui ha fatto questo sollecito? Non saprei, questo va chiesto al ministro. Questa storia della banca dati, no, mi sembra una barzelletta, no? Cioè nel senso che
Il ministro ha fatto una direttiva. Chiede la possibilità. Cioè, ma lei lo sa che per... L'avrà scritta lei questo, immagino. No, al ministro, chiaramente, però è un dato di fatto. Noi abbiamo grandi difficoltà a avere accesso ai dati dell'INPS. Ce lo dica chiaramente. No, la gelosia del dato nella pubblica amministrazione... Gelosia del dato. È una cosa... Gelosia del dato. L'INPS è gelosissima dei suoi dati, dei suoi archivi. Perché... Lei sta facendo un'accusa comunque. No, ma non è un'accusa. La gelosia dei dati, molte volte con diciamo così, l'alibi più o meno fondato della privacy e dei limiti del garante della privacy, è una caratteristica che riguarda tutta la pubblica amministrazione. Nello scorso anno abbiamo assistito ad una guerra tra amministrazioni che, piuttosto che far funzionare la vigilanza sul mondo del lavoro, si facevano gli sgambetti tra di loro. Come si può pensare di fare vigilanza sul mondo del lavoro mettendo assieme tre enti di provenienza totalmente diversa, con competenze complementari, formazione diversa, a costo zero e un mistero? Prima l'ispettore INPS o INAIL si alzava dalla scrivania e usciva per fare l'ispezione. Oggi, oltre ad avere un ruolo ad esaurimento, deve aspettare l'autorizzazione anche dell'ispettorato del lavoro. Un ruolo a esaurimento, cioè io rimango dipendente dell'INPS, però prendo ordini da un altro soggetto. Quando noi predisponiamo un'ispezione, passa un mese prima che possiamo uscire. E anche questo circolare delle informazioni fra più soggetti, passano all'altro, può anche in un certo senso minare anche l'effetto sorpresa. Tra INPS, INAIL e Ministero del Lavoro, gli ispettori sono 3.500 a fronte di 1.500.000 di imprese. Grazie a un lavoro di intelligence accumulato negli anni, INPS e INAIL riescono a individuare a tavolino le aziende che eludono. L'INPS, che ha un know-how insomma consolidato, perde questo know-how e voi lo dovete ricominciare da capo. Dico, le sembra una cosa sensata? Guardi che l'ispettore del lavoro ha una competenza da sempre anche sulle tematiche, non è che noi non recuperiamo la contribuzione, loro sono più specialisti in questo. Vogliamo sapere qual è il futuro della vigilanza all'interno dell'INPS. Secondo la riforma il futuro non c'è, la vigilanza nell'INPS e nell'INAIL scomparirà, ci dovranno essere migliaia di assunzioni nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e occorrerà tanta formazione. Come possa avvenire tutto ciò, visto che la riforma è stata approvata senza oneri per lo Stato, non si sa. Tutta questa riforma l'hanno voluta e l'hanno abbandonata a se stessa, cioè hanno lasciato sostanzialmente questa macchina ferma. Vabbè, lei scade come... Io sì, scado quando il ministro nuovo, verrà sostituito. Che può confermarlo o no, diciamo. Può confermarmi o no, certamente. Cioè, lei vuole continuare a farlo questo? Cioè... Io sono, guardi, come dicono... Servitore dello Stato. Bravo. Che Pennesi e il ministro Poletti volessero servire lo Stato, non abbiamo dubbi. Il problema è che secondo la Corte dei Conti il loro servizio non sarebbe stato così impeccabile. Mancano all'appello, da quando è entrata in vigore la riforma introdotta dal Jobs Act, 400 milioni di euro di contributi evasi. Sono diminuiti anche gli ispettori dell'INPS da 1.400 a 1.185 ed è un peccato perché sono quelli più bravi a recuperare i contributi evasi. L'ultimo anno 1 miliardo di euro, questo significano soldi per le nostre pensioni. Ecco, sono diminuiti perché sono andati in altri uffici, hanno paura di guadagnare di meno con la nuova riforma, altri sono andati a finire in pensionamento, non sono stati sostituiti perché la riforma non lo prevede, quelli rimasti dovrebbero condividere i loro formidabili archivi con chi invece non ha i mezzi per poterli utilizzare e leggerli nel migliore dei modi. Bisognerebbe assumere nuovo personale, formarlo, ma come fai se la riforma prevede che tutto questo debba avvenire a costo zero? Ecco, nel frattempo però c'è un'urgenza da sanare, la sicurezza sui posti di lavoro. Nel 2017 ci sono stati 1.029 morti, nei primi tre mesi del 2018 212, l'ultimo pochi giorni fa in un cantiere di Fincantieri, appunto. Ecco, sono aumentati più dell'11% rispetto allo scorso anno. Se si commette un errore, a volte bisogna avere